Wilhelm Caldeisen, nel 1450, mostra proprio il velo della Veronica appeso alla croce, come se fosse sostitutivo di Cristo stesso. Oppure è sostenuto da angeli, proprio perché è venerabile come una vera e propria reliquia. Sempre il maestro della leggenda di Santa Ursula di Croce, sempre fine 400. Anche il grande Dürer lo presenta nel 1513 così, in un'incisione in modo così forte, come è di consueto per le sue incisioni, per il suo tratto, no? Dove il volto di Cristo è proprio, direi quasi scolpito nel tempo. Oppure all'italiana, in modo molto più temperato e di un colorismo quasi pastellato, Domenico Fetti, ma siamo già nel 1600. O Claude Melun, sempre più o meno nella stessa epoca, 1618 o 22, Parì, un'incisione. O il grandissimo Francisco de Zurbarán, che rappresenta il velo della Veronica, così semplicemente drappeggiato su fondo nero. Basta a se stessa questa immagine, introducendo una variante. Il volto di Cristo qui è preso di tre quarti, come in modo assolutamente irrealistico per la natura di questo reperto, per la natura di questo oggetto, chiaramente. Ma cosa sta a rappresentare questa variazione sul tema? Sta a rappresentare che il volto di Cristo si anima dentro questo telo e prende proprio la virtù di interloquire con lo spettatore, che non è più un semplice spettatore estetico, ma è ormai l'uomo in preghiera.